Eccolo qua. E poi premiamo continua. Adesso dice che sta per essere installato, ma noi premiamo personalizza, che questa è la cosa difficile. Eccolo qua. Qui c'è scritto che dobbiamo selezionare cosa vogliamo installare. Allora, apriamo il menu tendina lingue disponibili, ci installiamo italiano ovviamente. Poi, font aggiuntivi, boh, ci mette solo più tempo, non li uso. X11 vi consiglio di metterlo. Aidenab Essential System, ok, patch, queste sono importantissime. Allora, audio, dobbiamo cercare la nostra scheda audio. Io ho un Apple Azalea Audio, in realtà sarebbe Azalea Audio, però Apple davanti perché ovviamente sarebbe il driver per quelle, per le macchine Apple, ma è patchato e funziona anche sul PC. Apple Azalea Audio. Chipset, ah, il chipset, io ho un Apple ATIATA. In realtà non è Apple, ma è un per esempio, vedete qua c'è scritto su questo foglio che non si legge, ho scritto i miei hardware, come si chiamano. Infatti di chipset avrei un ATRS 400, funziona anche con il driver Apple ATIATA. Quindi se avete una scheda, un chipset ATI, potete usare Apple ATIATA. Oppure ce ne sono altre, Enforcer, quella, vabbè. Kernel, anche qui dovete scegliere. Il migliore secondo me è Speed Step, è quello più compatibile più o meno. Kernel Speed Step. Poi, adesso scegliamo network. Sotto la voce network c'è Wi-Fi Ethernet. Io ho un fisso, quindi scelgo Ethernet. Ethernet Realtek R1000, nel mio caso, quindi il modello. Fix possono servire, tipo a me, io ho solo un processore, uso CPU uguale 1 fix. Poi uso anche sotto Apple SM BIOS, uso Mac Pro, ecco l'Apple SM BIOS Mac Pro. Chiudiamo la tendina. System Utilities, va, non lo so, non lo voglio installare. I driver video, nel mio caso, che ho una Nvidia GeForce 9600, la serie 9000 non è compatibile del tutto. Infatti, c'è un altro modo per installarlo. Quindi, video ci installo, anzi, non ci installo niente, poi lo devo avviare e installarci con Pacifist. Ci devo installare dopo, una volta che l'ho avviato, il pacchetto LaTeX NVKush, e poi dopo devo riavviare e installare il driver di un pacchetto che ho scaricato da internet, della serie 9000 circa. Comunque è un po' complicato, ma non avrete mica tutti la 9600, immagino. Quindi avete capito come funziona, per ogni coso bisogna, per ogni hardware bisogna selezionare il driver giusto. E se sbagliate o non parte o fa dei casini. Applicazioni le voglio installare tutte perché in mezzo c'è anche Pacifist. Mettiamo fine. Eccolo qua. Adesso possiamo procedere con l'installazione. Qua fa il controllo del disco, vabbè, voi fatelo, io so già benissimo che funziona, quindi avanti. Adesso non ci resta che aspettare. Al termine dell'attesa vi riprenderò il video. Ok ragazzi, l'installazione è completata. Si è riavviato il computer e appare questa schermata. Scegliamo dove siamo, il posto in cui siamo, Italia. Ci conviene inserire quello giusto perché poi la lingua, tutto quanto, cioè, insomma. Poi layout tastiera US Italian Pro, sì, layout tastiera italiano. Vabbè, qua diciamo non trasferire niente, continua. Allora, questo è per connettere usando PPP o IBAN, vabbè. Account name, Morro. Password non ve la dico. Service provider. Vabbè che PPOE, aspetta.
Alice ADSL. Provider, ok. Su qua è per internet. Andiamo avanti, continua. L'Apple ID non lo facciamo. Ah, continua. Registration information no. Quindi continua. Questo qua invece è l'account, quello che per fare login. Morro morro, password non ve la dico. Poi verifica la password, non ve la dico. Bene. E adesso premiamo su continua. Non allarmiamoci se viene scritto connecting to Apple, tanto non ci arriva niente. Tutto bene, fino a qui. Continuiamo. Dai, forza. Forza. Eccolo qua. Trail Mobile Me Free. No, non voglio provare niente, non voglio un cazzo. Avanti. Ecco qua, thank you. Benissimo. Adesso verrà anche Steve Jobs in persona a farci i complimenti per aver installato Mac OS X. Ah no, nella versione taroccata no. Ed ecco qui, IdenEB, ovvero Mac OS X. L'installazione è completata e Mac OS X è già utilizzabile. Io che ho la Geffo 9600 devo fare un'altra procedura che comunque non vi faccio vedere perché non ce n'è bisogno. Al limite ve la scrivo dopo se me lo chiedete, ma tanto non ce n'è bisogno. E questo è tutto, insomma, mettiamo uno sfondo più bello, dai. Change desktop background. Eccolo qui. Mac OS X fatto, cioè la procedura non è difficile, ok? La cosa difficile è trovare i driver e le rispettive voci dei driver dentro al setup di IdenEB, che non è una cosa semplicissima, infatti ci ho messo qualche giornata a trovare i settaggi giusti per il mio computer, perché ho dovuto provare parecchie combinazioni, quindi insomma. Va bene ragazzi. Questo è tutto, qui da Radio Galattica Studio. Ah, è vero, noi registriamo in stereo, siamo dei tipi pesi. Si sentono i DJ quando parlano, che sono dietro, davanti e anche di fianco. Quindi qui è tutto, spero che questo tutorial sia stato utile, visto che l'avete chiesto numerose volte e siete stati numerosi a chiedermelo. Qui finisce, ciao a tutti, ciao ciao Linux Blog.